Ciao a tutti e bentornati a Mutant Year Zero Road to Eden. Ho pensato che se vogliamo avere chance di ammazzare il mostrone con cui la volta scorsa ci siamo scontrati malamente, morendo tra l'altro male dopo aver fatto quasi una puntata intera a fare quello che volevamo perché i nemici elettrici erano troppo deboli per noi, forse la cosa migliore, visto che peraltro lo combatteremo lontano da qualunque altro nemico, potrebbe essere... Ah... Cosa vuole? I told you not to go through the Forbidden City. The city is a tomb. No, che palle. Comunque quello che dicevo è che voglio andare a mettere i moduli per danneggiare gli elettrici sulle armi grosse per fargli più culo. Ridiculous Eden. Sì. Ma come cambia voce in questo modo? Officina di Delta. No matter what the Elder says, there is life beyond the Ark. You see those giant machines? Allora, vediamo un attimino. Partiamo da... Allora, togliamo poi... intanto, partiamo dal potenziare lui, che tanto sicuramente... ce lo terremo. Che fa veramente un botto di danno. Poi togliamo il boomstick di Dormin, lo smontiamo. Gli togliamo. No, aspetta, lo togliamo. Uno e due. E dopodiché, mi spiace boomstick, ti ho voluto veramente un sacco di bene, ma ti smonto. Vabbè, non importa, ti smonterò poi. Però, altra cosa che mettiamo a fare qua. Togliamo qua, però facciamo che toglierla. Tanto mettere un altro modulo danno, moduli danno non serve a niente. Piuttosto, a te mettiamo un mirino fenfatto, 30% extra portata armi, perché tu secondo me farai veramente i buchi. E poi ti mettiamo questo potenziamento, che quanto danno farà quest'arma. Poi togliamo anche a questa, a questo modulo qua, e glielo mettiamo all'Elysium. Perfetto. Dopodiché, come ultimo regalino, togliamo l'ultimo modulo danni, che se non sbaglio ce l'ha la pistola antica. Sì, vabbè, a parte che non era un modulo che faceva, vabbè, mettiamoglielo comunque. Mettiamolo, tanto per non sbagliare, mettiamoglielo comunque. Tu fai 13 di danno, 15 di critico, 20 di portata. Mentre tu... no, direi che ti metto decisamente a lui. Sì, che probabilmente potresti anche essere tu l'arma definitiva rimasta qua, quindi... direi che possiamo anche andarcene bene così. Bene, torniamo pure nella zona. Dopo aver fatto questo viaggio meraviglioso, rientriamo nella città proibita. Secondo me non sarà facile andare ad ammazzare quel coso, Ve lo dico con tutta la mia tranquillità. Perché probabilmente non è fatto per essere ucciso, ma è fatto per essere superato. Che è una cosa diversa. E quindi nel momento in cui non è fatto per essere ucciso, probabilmente è veramente tanto, tanto, tanto potente. Ora, vabbè, qua c'è dei rottami. Ah, componenti per arma, fico. Tra un po' potremmo pompare un'altra arma. Salva partita. Se non si blocca. La lancia nei cieli, quanto tempo fa? Allora te ti vengo a mettere qui. Te ti vengo a mettere qui, ma tanto dovrei andargli addosso. E te ti vengo a mettere qui, no? Qui. Tra l'altro, cambiamo un attimino magari gli inventari. Te dovrei metterti in alto, teoricamente. Adesso magari ti vado a metterti in alto. Te togliamo quest'arma.
E mettiamo questa. Sì, perché tanto ti vado a mettere in alto. Quindi ci può anche stare. Te. Ti tolgo questa. Intanto non serve. Beh, il boomstick. Allora, devo andare a modificare la squadra. Prendiamo lui. Inventario. Ti cambio questa con questo. Sì, grazie. Proprio vado anche a cambiarti come squadra e lo rimetto a Farrow. Allora, a Farrow diciamo che come inventario togliamo il Boomstick e mettiamo l'Elysium, che anche colpisce da abbastanza lontano. Mentre a te togliamo questo e mettiamo decisamente meglio. Decisamente meglio. Vediamo se riesci. Perfetto, da qua secondo me potremmo riuscire a fare qualcosa di furbo. Tipo 100%, 60% di critico. Però non sarai tu a farlo, perché tu sei l'arma. Ok, tiramelo giù, va. Non l'ha bloccato. Porca merda. Il fatto che non l'abbia bloccato è una merda. Non l'ha bloccato neanche lui? Vabbè, fai pure spezzacircuito sul Mimir Z200. Così intanto ci becchiamo meno danni. Cazzo, l'ha mancato! Con lo spezzacircuito l'ha mancato, che sfiga! Lui si ritorna indietro. E credo faccia fuoco di copertura. Ah no, va a ricaricare. Ma porca troia. Si riparano in un colpo solo? Sti cazzi. Brutta come cosa, molto brutta come cosa. Se si riparano in un colpo solo. Soprattutto perché non l'ha bloccato. Allora, cazzo, io devo rifare tutto l'inventario. Non ho salvato, sono un cretino. Inventario. Prenditi. Prenditi questo, va. Tu prenditi questo. Fammi tornare Farrow. Allora. Ma sì, te va bene quello. A te togliamo il boomstick e mettiamo l'Elysium. E a te togliamo il boomstick e mettiamo questa bomba gigante, ma in realtà potrei anche metterti. Vabbè, va bene così, dai. Va bene così. Adesso magari salviamo, va. Prima di doverci rifare di nuovo tutto da capo. Non l'ha messi giù. No, li ha messi giù purtroppo. Non riesco a capire se li ha messi giù. Ne ha messo giù uno. Forse però. Però non l'ha bloccato, porca troia. Non l'ha bloccato. Perché non l'ha bloccato? Tanto siamo anche in una posizione di merda. E non lo blocca. Facciamo ancora un tentativo. Facciamogli lo spezzacircuito, va. No, facciamogli semplicemente. Obiettivamente, dai, ragazzi. Non l'ha bloccato. Incredibile. Non li ha bloccati nessuno. Lui non so cosa abbia fatto. Lui si avvicina e ci farà del danno. 7 di danno, sti cazzi. È tantissimo. Minchia. Ah, adesso però siamo messi nella merda. Ok, vabbè, togliamolo da lì. Niente, non riesce a bloccarlo.
questo punto probabilmente la cosa migliore in realtà sarebbe bloccare loro due, in modo che non possano fare del danno. Vabbè, fai del danno minchia lui. Vabbè, un po' di danno te l'abbiamo fatto, meglio di niente. Adesso arriva l'attacco speciale, che non ci dovrebbe colpire nessuno di noi, al massimo colpisce loro. Assorbiti, che non gli ha fatto proprio niente. Il Mimir Z800 scappa. Lui muore. 7 di danno. Niente, allora non funziona così. Ma devo bloccare gli altri due. Devo bloccare gli Z800 per riuscire ad avere qualche chance. Z600, cosa cazzo sono? Quelli piccolini per avere qualche chance di ammazzare quello grosso. Quello grosso obiettivamente si ha come unico attacco quello. Cazzo se ne frega. Ok. Ora, vieni qui. Sparagli un bel colpo a quello stronzo lì intanto. Perfetto, intanto sono scesi. E questo rende molto più facile beccarli. Non l'ha bloccato. Allora. Fai una bella roba. Vieni qui. Poi fai spezzacircuito. E prova a bloccare quello. Ok, bloccato, benissimo. Tu anche mi fai la stessa cosa. Vieni qui. Fai spezzacircuito e blocchi l'altro. Vai pure. Benissimo. Secondo me, lui adesso si attiverà. Farà l'attacco speciale. Si muove. Dux viene qui. Dux direi che può essere un buon punto. In realtà non ha fatto l'attacco che pensavo. Non ha attivato nulla. Ma sono un po' dubbioso. Mettiamolo comunque qua allora, va. No, cambiamo arma, almeno facciamo comunque un po' di danno. Non a lui, ovviamente, ma a lui che è decisamente più utile. Ok. Poi tu, Bormin, vieni qui. Mi piace. E gli spara un'altra botta in faccia. Perfetto. E per finire, tu vieni qui e me lo secchi. Boom. E intanto uno è andato giù. Perfetto. Ne rimane un altro. Ora quell'altro speriamo di riuscirlo a bloccare. Lui adesso credo che attiverà. Non ha attivato un cazzo. Vabbè, mi parei, meglio così. Vediamo se riusciamo a... Ah, benissimo, l'abbiamo ribloccato, benissimo così. Ovviamente non questo che a questo punto è abbastanza inutile. Ora dovremmo forse dare un altro fucile. Benissimo, altro colpo critico. Tu, per favore, ricarica pure tu. E ammazza lui. Bene così. Rimane solo quello lì grosso. Che se n'è andato, peraltro. Io avrei voluto ucciderlo. Cazzo, io avrei voluto ammazzarlo, quello lì. Oh, ma perché non me l'hai fatto ammazzare? Quindi ho fatto tutta sta roba per niente. La più grossa che abbiamo visto forse è uscita dalla sua orbita.
Robot. C'è scritto robot. Ah. Che dolce. Laggiù c'è un altro di quegli stronzi. Qui c'è altra roba. Ah, qui eravamo già entrati la volta scorsa, in realtà. C'è un posto molto interessante, non tanto per noi, quanto per lui. Neanche per lui, ma per lui, per lei, ma per lui. Da quassù. Ah, vabbè, dai, tanto danno non lo puoi prendere realmente se non in combattimento. Quindi direi che va bene così. Ah, solo che quello là secondo me si attiverà se usiamo le armi pesanti. Bisognerebbe andare a ricambiare nuovamente le armi. Facciamo un tentativo, va. Ok, proviamo. Facciamo questo tentativo. Boom. Avvistato Bormin, ma pazienza. Vieni qua, va. Tanto preferisco prenderlo. C'è della roba attiva, cazzo. L'ho vista adesso. Cazzo di Buddha. Ho visto adesso che si è attivato della roba di là. Vabbè, tu inizia ad ammazzare lui, va. Turno nemico sono lui il problema. L'agente della polisbot. È l'unico? E no, c'è ancora un po' di sbotta anche qua. Vabbè, non ha fatto. Eh no, cazzo, l'ha bloccato con un MP per un po'. Eh, 25% è un po' pochino. Cazzo, non gli è andato tanto bene il colpo. Nessuna probabilità di colpire. Però tanto se io vado là rischia di beccarsi la fucilata. 50% critico 40. Lo so che si becca la fucilata. 7 di danno. Porca troia. Porca troia. È finita, direi. Niente. Non era una buona idea questa. Ci sono quei due lì, quello laggiù in fondo non viene attivato in realtà. Che potrebbe anche essere una cosa più che positiva, per carità. Però ovviamente se vogliamo combattere in quel punto bisogna farlo da protetti. Non possiamo più fare il metodo, usare il metodo di prima, di rimanere tutti belli tranquilli per cazzi nostri. Qua c'erano dei componenti per armi che come al solito io non ci sputo sopra. Perché non me lo prende? Cioè, si è un po' bloccato lui laggiù, eh. Va bene, tendigli imboscata. Non l'ha neanche bloccato, vabbè, pazienza. Un nemico mi ha sentito, ne sono felice. 75% critico, 100%. Bravissimo, anche bloccato. E tu da quassù non puoi dirmi che non riesci a prenderlo. Perché tanto non ci credo. Boom.
Oh merda. L'altro, questo mi preoccupa di più, però. Ricarica. Vediamo di far del danno. Beh, quanto critico. Quanto danno. Facesse il critico che lo ammazziamo. No, non l'ha fatto il critico, ma non è un problema. Non è un problema. Lui si prende un danno. E l'altro viene avanti. E credo che lo ammazzi, purtroppo. No, ha fatto solo fuoco di copertura. Allora, tu per favore ricaricami in colpo. E ammazza lui. Perfetto. Ok. Tu. Benissimo, colpo critico. Ok, e rimane quella lassù. Bravo. Parla quello che vuoi, basta che gli fai dei danni e gli è anche bloccato. Quindi insomma è finita qua la battaglia. È finita qua la battaglia. Perfetto, boom. Siamo stati bravissimi. Perfetto. Level up. Saccheggia un po', saccheggia un po'. L'altro che ci sta seguendo potrebbe essere la nostra ultima chance di giocarci qualcosa di divertente. Provare ad ammazzare anche quegli stronzacchioni, uno di quegli stronzacchioni grossi. Però bisogna, credo, prima ammazzarne. No, un kit medico. Bisognerà, credo, prima ammazzarne uno di quelli piccoli. Tenere bloccato l'altro di quelli piccoli. E a quel punto utilizzare tutte le armi su quello grosso. Fino a che quello piccolo non... Ecco, venite qua, va. Tanto qua purtroppo non credo che ci sia tanta tattica da usare. Tranne. L'unica cosa che vorrei fare assolutamente è mandare lui lì sopra. In modo che abbia i bonus. Ok. Tendi imboscata. Perfetto. E adesso ci proviamo. Da dove partiamo? Partiamo da lui quassù. No, partiamo da lui qua giù. Vediamo se riesce a bloccarmene uno e mi risparmio un colpo. No, ovviamente non me l'hai bloccato, porca puttana. Allora, tu fai pure spezzacircuito a lui. Perfetto. Bloccato. Tu lassù fai la stessa cosa. Fai spezzacircuiti. Ma non a lui, ma a lui. Tra l'altro non ho usato spezzacircuito di Farra, buono. Perfetto. Il Mimir Z800 si attiva. Non so cosa se ne è accorto di tutto questo, ma non credo farà molto. Farà un'attivazione generale dove non si attiva nulla. Ottimo. Ora tu ricarica. Critico 100%, quindi me lo ammazzi. Perfetto. Ora. Ah, tu devi spostarti, temo. Vieni qui. E spara a lui. Non a lui, ma a lui. Vogliamo tirare giù uno di questi qua grossi. E se vogliamo tirarlo giù, abbiamo bisogno di tenerne uno di quelli piccoli vivi. Perfetto. L'abbiamo anche bloccato. Fantastico. Adesso arriva il bombardamento dall'alto, che non dovrebbe farmi danni. Assorbiti, vabbè, niente danno particolare. Perfetto. Tu.
Adesso ricarichi. E poi fai del danno a lui. Perfetto. Tu ricarichi. E fai del danno a lui più il critico. Fantastico. Tu hai ancora un attacco. Vabbè, però dovrebbe essere ancora bloccato per un turno. Fagli del danno, va, Stomimir. Perfetto. Tanto se anche lui ce ne ammazza uno non succede. No, cazzo, lui si muove già adesso. Ah, brutto, si muove già adesso. Cazzo, ce l'ha ammazzato. Fagli un altro spezzacircuito a lui, va. Dai. Benissimo, bloccato. Ok, mi spiace che l'altro sia morto perché, porca puttana. Cerchiamo di eliminare quello lì, va. Secondo me non c'è bisogno di sprecare il. Tanto col critico lui va giù. Che botta! Molto bene. Level up. Ah, ed è morto anche l'altro così. Fico. Però si è incantato lui sul dissanguamento. Morirà tra 6 turni. Ne sono felice, ma non è così. Credo. No, si è incantato il dissanguamento. E non mi ha dato nulla. Io speravo mi desse qualche bonus. Che barba. Chissà perché è incantato qua con sto dissanguamento del cazzo. Non mi fa riattivare tutto e riniziare il livello per togliere sto dissanguamento dalla faccia. O non era previsto che lo ammazzassimo. E questo ha bloccato un pelino il gioco. Già il fatto che non mi abbia dato nulla per averlo distrutto mi fa girare le palle. Sa, venite, va, che ce n'è un altro. L'ho intravisto che c'è un altro robot qui in giro. Là dietro ce ne sono due in realtà di altri robot. Siamo quasi fuori da questa assurda città. E tu stai anche dissanguandoti in realtà. Morirà tra 6 turni. Ma va a cagare. Ah, aspettate. Possiamo fare di qua. Vai. Così magari togliamo questa scritta di sanguamento orribile. Perché credo che a questo punto mi riazzeri. Vero? Video. Video. No, nessun video. Però, visto che questa zona da esplorare credo che sia abbastanza grossa, completiamo per oggi la città proibita. Poi il cancello serrato ce la vedremo la volta prossima. Vedremo se ci sono ancora dei robot o se dovremo ricambiare tutte le impostazioni. Di qui siamo già passati, ma ci sono ancora due robot laggiù da eliminare. E da completare l'esplorazione. I taccheggiatori saranno severamente puniti. Ok, ah, quindi ci sono dei robot che non sono da attaccare in realtà questi. Qui non c'è più niente. Questa zona l'abbiamo. No, non l'abbiamo ancora esplorata. Chi porta la barba deve essere accompagnato da un adulto. Cazzo, cosa avete corso? Ah, abbiamo attivato un. Un audio che avremmo dovuto sentire già. E invece l'abbiamo abbattuta. Pensa un po' te. Pensa un po' te, ne abbiamo tirato giù una completamente distrutta. E una è scappata. Perché sono dei. Cacasotto. Dei cacasotto. Secondo me, se saliamo. Tanto c'è del viola lì che lampeggia. Andiamo a vedere solo cos'è. Ah, questo è l'oggetto speciale che manca. Guardatelo. Commode 64.
Boh, abbiamo trovato l'ultimo oggetto speciale. Oh cazzo. Cos'è sto shoplift? Ah, perché ci ha visto rubare qualcosa. Vabbè, uno di danno. Cazzo, però sì, è quella l'altra roba. Lui fa tanti danni, purtroppo. Vabbè, tu. Non a lui, non a lui, ma a lui. Perfetto. Tanto l'altro rimarrà bloccato. Non lì, dovresti salire tu. Che cazzo facciamo? Non fare fuoco di copertura. Non puoi venire a curare lui. Cazzo, ho iniziato nel posto sbagliato. Ah, non gli fa danno? Non è neanche un nemico? Vabbè, sì. Ricarica e muoviti qui. Termina il turno e boh. Non lui, ma ammazza lui. Così magari mi liberi l'altro. Ok. Ah, col danno critico si... Ah, l'ha bloccato e quindi si è sbloccato lui. Perfetto. Vai. Boom. Perfetto. Ora, se mi fate il piacere di eliminare anche questo stupido agente della police bot, direi che qua la chiudiamo. Non lui, ma lui. Boom. Direi che la partita è finita. Giusto? Perfetto. Un po' di componenti per arma. Non ci si sputa mai sopra. Gli altri robot. Bello aver combattuto in 2 contro 2 perché l'ultimo non siamo riusciti a metterlo a posto. Un robot sessuale era quello, tra l'altro. Va bene. Direi che il nostro lavoro ce lo siamo fatti, anche per oggi. Un po' di oggetti l'abbiamo trovati. E questa zona l'abbiamo esplorata tutta. Ora, facciamo un velocissimo salto all'arca per vedere che cosa troviamo. In realtà avrei dovuto prima andare al cancello serrato, vedere che tipo di nemici ci aspettano. Secondo me c'è ancora. Sono ancora nemici di questo tipo. Di tipo tecnologico. No, non è un cazzo, non hai. Per carità, quella è una bella cosa. Sì, poi lo useremo, compreremo però poi in futuro. Torniamo pure nella zona. Andiamo a vedere nel cancello serrato se ci sono nemici elettronici oppure no. Perché se non ci sono nemici elettronici, in realtà, prima di iniziare il prossimo capitolo, andrò a cambiare squadra, cambiare le armi, insomma, fare un pochettino di cambiamenti. Però mi sa che... no, però siamo usciti dalla città, quindi credo che qua fuori non ci siano più nemici elettronici. Eccoli qua, e infatti non ci sono. Bene ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Siamo ormai a un passo dalla fine di questo gioco, credo. Credo ci siano ancora questa mappa e un'altra mappa. E siamo pronti a capire... Che cosa ci aspetta? Che cosa è il futuro? Che cosa ci aspetta? Aspetti i nostri mutanti? Quale segreto si nasconde nell'Eden? Alla prossima! Ciao ciao!